Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Una delle componenti fondamentali quando si prepara un piatto sta nella presentazione. A tal proposito, oggi ti mostrerò come realizzare i coloranti alimentari fatti in casa. Ad esempio, quando parliamo di dolci, questi ultimi ci vengono in aiuto nei cupcake, nella pasta di zucchero. E nella Rainbow Cake, che appunto trova la maggiore espressione nelle nuance di colore. Ed è così che si realizzano delle piccole opere d'arte. Quando parliamo di coloranti alimentari, ci riferiamo a particolari sostanze chimiche, organiche o inorganiche, sintetiche o naturali, che solitamente hanno la caratteristica di modificare il colore degli alimenti. Ed è per questo motivo che realizzarli a casa in modo molto semplice, come appunto vedrai, tutelerà anche i bambini che sono attratti, come ben sappiamo, da tutto ciò che è colorato e ha delle tinte forti. Inoltre farà divertire te, che sperimenterai appunto in cucina. Allora, partiamo dal presupposto che la percezione visiva influenza anche il gusto, quindi sarà nella nostra esperienza saper abbinare i giusti ingredienti e saperli dosare. In questo modo avremo la giusta consistenza. Se sbagliamo quest'ultima, possiamo correre ai ripari aggiungendo al composto o della fecola di patate setacciata o della colla di pesce, appunto a seconda della pietanza che stiamo andando a preparare. Inoltre è importante saper abbinare gli ingredienti. È naturale che in un dolce andrò a utilizzare un colorante rosso con delle fragole, con l'utilizzo delle fragole, ma non con dei pomodori, e viceversa con delle tagliatelle utilizzerò questi ultimi e non le fragole. Detto ciò, prima di passare alla formazione di ogni singolo colore, ti invito ad iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, a regalarmi un like a questo video se naturalmente ti piacerà e di condividerlo sui social. Iniziamo! Rosso. Se devi colorare una pietanza di rosso, puoi frullare dei pomodori, delle fragole, dei mirtilli rossi o del cavolo rosso, filtrare e far restringere a fuoco lento in un pentolino. In alternativa, usa dei mirtilli neri e dopo la cottura aggiungi un cucchiaio di aceto in modo da modificare il pH ed ottenere un bel colore rosso. Rosa. Per colorare qualcosa di rosa o fucsia, puoi utilizzare purea o acqua di cottura di barbabietola. In alternativa, frulla del cavolo rosso, filtralo e aggiungi del succo di limone per farlo diventare di colore fucsia. Arancione. Per ottenere l'arancione, puoi utilizzare spezie come curcuma, curry o anche frullare delle carote crude o sbollentate e usarne succo o polpa filtrate e cotto a fuoco lento in un pentolino. Giallo. Per ottenere un bel giallo puoi usare lo zafferano oppure la polpa frullata dei peperoni gialli, filtrati e cotto a fuoco lento in un pentolino. Verde. Sbollenta le foglie di spinaci o bietole e usa l'acqua di cottura o le foglie stesse frullate, filtrate e cotte a fuoco lento in un pentolino. In alternativa usa il tè matcha in polvere, i kiwi frullati o lo sciroppo di mente. Blu. Se vuoi colorare il tuo cibo di blu, puoi frullare dei mirtilli freschi, filtrarli e far restringere a fuoco lento in un pentolino. In alternativa, frulla del cavolo rosso, filtralo e aggiungi un cucchiaino di bicarbonato per farlo diventare di colore blu. Viola. Usa delle more o dei frutti di bosco, mirtilli neri, insieme con lamponi, fragole o mirtilli rossi, frullati, filtrati e cotti a fuoco lento in un pentolino per ottenere il viola. Marrone. Per colorare di marrone i tuoi piatti, puoi utilizzare del caffè solubile, del cacao in polvere, del cioccolato fuso, dell'orzo solubile o della cannella. Nero e grigio. Per ottenere il nero o il grigio, puoi utilizzare del carbone vegetale in polvere.
In alternativa, macina riducendolo in polvere dei semi di sesamo neri, pepe nero o dei semi di papavero bianco. Infine, il bianco è il colore più difficile da ottenere. Ad ogni modo, puoi provare a utilizzare cioccolato bianco fuso, cocco grattugiato e parmigiano grattugiato a seconda delle ricette. Se si tratta di un impasto di tipo dolce, evita di aggiungere elementi che scuriscono la trama. Ad esempio, usa solo gli albumi invece delle uova intere.